Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi in 35.000. Come promesso, in questo video speciale, ricchissimo, farò un video tour della mia collezione di videogiochi. Non è la prima volta che faccio una cosa del genere, ma andandomi a spulciare i vecchi tour mi sono reso conto che è passato più di un anno e mezzo dall'ultima volta che ho fatto un video dedicato, e questo significa che è passato più di un anno e mezzo dall'ultima volta che ho messo in ordine. Quindi sì, la situazione era critica e mi sono preso tutto il weekend per mettere in ordine, spolverare e dare un nuovo senso alla mia collezione. Sono strafelice del risultato, e la cosa assurda secondo me è che nonostante la collezione sia aumentata molto di volume nell'ultimo periodo, sono comunque riuscito a trovare una nuova sistemazione che gli dà proprio una nuova linfa vitale e soprattutto mi fa guadagnare spazio. Vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate, però ci tengo a sottolineare che questo è il mio modo per ringraziarvi dal profondo del cuore. Speriamo che appuntamenti del genere diventino sempre più frequenti, ma soprattutto spero che abbiate sempre più piacere nel prendere parte nella conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Ultimissima cosa prima di iniziare: purtroppo per questioni di tempo non sono riuscito a organizzarmi con Shigeru Kacioppo per farmi da spalla in questo video, e quindi sì, farò tutto da solo, anche le riprese, quindi vi potete immaginare una qualità poraccia al 100%, ma in fondo in linea con le premesse di questo canale. Bene, io ho detto tutto, vi aspetto nei commenti, iniziamo! Allora, i più attenti di voi avranno notato che ci sono stati parecchi cambiamenti qua dietro, e partirei proprio da questa zona che poi è la mia postazione da lavoro, e inizierei dalla parte superiore, che adesso è divisa in due segmenti distinti: quello sinistro, che è una sorta di raccolta delle collectors più ingombranti di Switch, mentre l'altro angolino è più a tema The Legend of Zelda. E partirei proprio dalla parte sinistra di questo ripiano superiore della mia postazione di lavoro, dove, come vi avevo accennato, ci sono le limited Switch troppo grandi per essere messe altrove. E iniziamo da quella più a sinistra di tutte, che è la limited di Astral Chain, grandissimo gioco di Platinum Games, seguita poi dal trittico degli Xenoblade Chronicles, dove c'è quella della Definitive Edition che, nonostante tutto, sporge. Questo perché al suo interno ha un vinile per la colonna sonora. Poi abbiamo quella dorata che è Xenoblade Chronicles 2, e poi quella, il vero incubo del 2022, riuscire a recuperare una limited di Xenoblade Chronicles 3. Anzi, spero che tanti di voi, grazie al gruppo delle offerte poracce, siano riusciti a accaparrarsi questa limited, dove c'era dietro un'isteria assurda. Poi la limited di Dread, capolavoro del 2021, che purtroppo però mi è arrivata con la protezione esterna in plastica sfaldata, come se non fosse mai stata incollata in fabbrica, in catena di montaggio, non so come funzionano queste cose. È arrivata così, la limited fortunatamente è intonsa, però so che molti hanno riscontrato questo problema, quindi immagino proprio nella versione europea ci siano stati dei lotti difettosi. Poi questa costina Nintendo abbastanza anonima, ma come possiamo vedere la più alta di tutte, è in realtà la limited di Bayonetta 3, anche di questa trovate la recensione sul canale. In realtà non è questo il senso in cui andrebbe esposta, ma è l'unico modo che ho per metterla da qualche parte senza che sporga fuori e risulti veramente... No, sostanzialmente è impossibile da esporre se si vuole cercare di ottimizzare lo spazio. Purtroppo la devo mettere così in modo un po' anonimo, però se la devo dire tutta, a me neanche mi fa impazzire la copertina frontale, quindi la perdita è relativa. A seguire poi abbiamo questa pila di rettangoloni, peccato solo appunto che alcune costine siano anonime, e vi spiego cosa sono. La prima in realtà è Mario Kart 9, conosciuto anche come Mario Kart Live Home Circuit, il Mario Kart di Velan Studio, se non sbaglio, quello che si gioca con le macchinine fisiche che poi trasmettono al software in realtà aumentata una sorta di Mario Kart dal vivo. A seguire l'iconica limited di Smash. Scrivete nei commenti quanti di voi sono dei poracci DOC original che nel 2018 c'erano per questo unboxing direttamente dalla Francia. Poi questa qua, la mia Switch 2017, la mia prima Switch e anche la console con cui ho iniziato questo canale. Segue la bellissima limited, almeno all'esterno, non tanto nei contenuti, la bella limited nella forma del capolavoro 2021 di Shin Megami Tensei
5, bellissimo questo artwork del Naobino, super incacchiato, e poi la OLED che è diventata la mia Switch principale. Nella parte destra invece abbiamo quello che potremmo considerare una sorta di angolino della serie di The Legend of Zelda, che non comprende tutto il materiale che ho della serie e che è anche provvisorio, perché ve lo dico, in realtà il progetto è quello di creare proprio una vetrina di esposizione per quanto riguarda Zelda, però si tratta di un progetto veramente a lungo termine, perché serve tanta pianificazione ma soprattutto tanto budget, quindi magari se ne riparla intorno ai 100.000 iscritti. Però questo, diciamo, è un po' un angolino molto più flexoso, perché insomma l'ho esposte per bene tutte le limited, e come potete vedere abbiamo quella di Breath of the Wild seguita da quella di Tears of the Kingdom, poi c'è il mega gigantesco press kit che ho tirato fuori dalla scatola, ma il progetto è quello di ribaltare la scatola esterna e far sì che l'artwork del My Nintendo Store sia visibile non all'interno ma all'esterno, in modo da poterla comunque proteggere rimettendola all'interno della sua confezione e avere però comunque un bel artwork da esposizione. Vi aggiornerò su questo progetto, per ora però rimane così, ma questa vi giuro che la spolvero ogni giorno. Poi abbiamo qui nell'angolino, buttate un po' a caso, sia il 3DS XL di Majora's Mask, il mio 3DS che ho consumato tanto da avergli rovinato la scocca davanti, e poi la Limited di Link's Awakening, che come spesso racconto è stata il primo unboxing che ha avuto un discreto successo, principalmente perché è una Limited che non è uscita in America e quindi gli americani si sono messi a vedere il mio video. Orrendo, veramente il video unboxing più brutto che abbia mai fatto, ovviamente è uno dei più visti. Poi potete notare che là sopra ho parcheggiato tutti gli amiibo della serie di The Legend of Zelda. C'è stato restock recentemente, ma sarà che sto diventando una persona assennata, per non dire adulta, ma ho deciso di non prendere altri amiibo. Ero tentatissimo di chiudere alcuni set, in particolare con gli amiibo del 30° anniversario della serie, però ragazzi, tanto gli amiibo stanno là a prendere polvere, non lo so, non me la sono sentita, e col senno di poi probabilmente ho fatto bene. Però questi sono gran parte degli amiibo che mi rimangono e ho pensato bene di parcheggiarli là sopra. Ma ora passiamo in basso, perché questo è Beningle e vi guarda malissimo. Qui sotto abbiamo la vera grande novità, ovvero ho messo tutta la mia collezione Switch sulla mia scrivania da lavoro. Allora, prima che scandalizzati iniziate a commentare il cable management, oddio che schifo, ragazzi, lo so, io purtroppo la mia guerra contro i cavi l'ho persa e io non so come fa la gente a far sparire i cavi. Io non ci riesco, è più forte di me, pace. Aspettate che trovo un'inquadratura fatta un pochino meglio. Ecco, quando parlo di qualità poraccia lo intendo veramente. Sto utilizzando il press kit di football come cavalletto provvisorio. Sapevo che questo gioco prima o poi sarebbe tornato utile. Allora, qui ho deciso di mettere sulla mia scrivania tutta la collezione Nintendo Switch, e ora ve ne parlo un po'. Noterete, i più attenti di voi noteranno, che in realtà i titoli non sono in ordine alfabetico, ma questo per ora non l'ho fatto con nessuno dei miei giochi. Ho preferito intanto organizzare bene lo spazio e poi in un secondo momento procederò a seguire l'ordine cronologico mettendo in ordine tutti quanti i pezzi. Intanto ci tenevo a far sì che la cosa funzionasse, che l'ordine che avevo in mente effettivamente fosse realizzabile, così è stato. E quindi diciamo lo step 1 è fatto. Ora bisognerà mettere tutto quanto in ordine, però c'è tempo. La cosa poi che mi sono permesso di fare è quella di mettere tutti i controller del Nintendo Switch Online sopra i giochi Switch, e rappresentano anche un po' l'evoluzione dei controller Nintendo. Ovviamente mancano quelli GameCube. Questa perché Nintendo non si sveglia, non si sbriga e non ci dà nessun tipo di rappresentanza per quanto riguarda il controller GameCube. Oddio, potrei mettere quello di Smash, effettivamente. Lì poi là sopra ci sono degli avanzi Pokémon, doppie copie, che non mi ricordo assolutamente perché ho preso. Che dire sulla collezione Switch? Nell'ultimo video collezione dicevo che erano circa una cinquantina di titoli, adesso sono diventati un'ottantina, sono cresciuti parecchio. In più, cioè, ho perso completamente traccia di tutti i titoli digitali che ho sulla Switch. E tra le cose interessanti segnalo l'unico titolo americano, che è Demon Turf,
platform super figo che mi sta piacendo molto. Purtroppo non ho avuto tempo di finire perché è arrivato quel cataclisma conosciuto come Tears of the Kingdom, e come potete notare i titoli americani hanno questa cosa orrenda, sono allineati verso la parte alta della costina ed è un effetto bruttissimo, soprattutto se inseriti al centro di una collezione europea. Però per ora sta lì, poi probabilmente sarà messo all'inizio della collezione insieme anche alla copia giapponese di I Am Setsuna. Questo vi ho già mostrato in passato, comprato durante il mio viaggio a Tokyo nel 2016 o 2017, non ricordo. E i giochi sono questi, bene o male vi ho aggiornato sempre su come cresceva la mia collezione. Se non ci sono unboxing video corposi, comunque faccio sempre degli shorts. E niente, segnalo che Digimon Survive è ancora sealed, ma adesso è stato ristampato il titolo, quindi non vale più assolutamente nulla, anzi viene venduto addirittura, mi sembra, a prezzo budget. Ho un po' di copie di sealed, di giochi di Zelda vari assortiti. Qui abbiamo la Metroid Prime Remastered sealed, perché tramite Every Eye sono riuscito ad avere la versione digitale al Day One. Qui abbiamo un Tears of the Kingdom sealed, uno non sealed. In Fire Emblem che ancora non ho giocato, insomma inizio ad avere pure parecchi sealed per Switch. Però devo dire, ecco, è una collezione gigantesca, però sono fiero del fatto che bene o male ho giocato tutto quanto, ma sono veramente esperienze che ho vissuto e che con cui nella stramaggior parte dei casi ho dei bellissimi ricordi, e quindi sono felice che ho fatto il giocatore più che il collezionista per quanto riguarda Switch. E poi sì, in questo groviglio di cavi noterete che sono sparite Wii U e Xbox One, perché ho deciso di liberare un po' di spazio e rimangono soltanto PlayStation 5 e Switch. Anche perché essendomi fatto finalmente, intanto vedete riflessi le mie scarpe, essendomi fatto finalmente una scheda grafica, una 3060 più che decente, almeno per i miei standard, per il mio budget, finalmente posso utilizzare direttamente da PC il Game Pass e non ho più bisogno di appoggiarmi alla Xbox One in attesa che prima o poi arrivi una serie X, ma al momento non ho alcuna fretta. Poi qui il Mivar rimane, ultimamente non lo sto sfruttando, questa qua teoricamente dovrebbe essere la postazione retro console, ma al momento non ci gira nulla. E sotto vi ricorderete che era la postazione Xbox e Sega. In realtà Xbox è stata traslata tutta quanta, ora ve la mostrerò. Qui rimangono giusto i pochissimi titoli Sega che ho in collezione. Qui c'è qualcosa di Dreamcast Jap, ma qui non è cambiato nulla rispetto al passato, quindi è anche inutile che ve lo introduco. E ne approfitto per farvi vedere allora il muro con il display regalato da ROX, supporter numero 1, il display del GameCube. Il bellissimo Warisporo che mi è stato regalato qualche anno fa da Andrea, bravissimo disegnatore, che veramente mi ha fatto un regalo pazzesco. Il quadro di Behind con il controller del Super Nintendo. E poi vabbè, l'iconico quadro di Verdena del tour del 2015. Il quadro di Melt Banana al Volturno occupato, locale che non esiste più, che non è più occupato. E poi il picture disc dei Mastodon. Ed eccoci arrivati all'angolino, anzi angolone PlayStation, dove figurano tutte le console Sony, manca sempre la PlayStation 3, chissà sa se ne riparla ai 100.000 iscritti quando andrò a recuperarla. Scrivete nei commenti se sapete chi è che ha la mia PlayStation 3. E rispetto all'ultima volta sono riuscito a dare una sistemazione organica a tutto quanto, non accumulando le cose una sopra l'altra, ma esponendole bene tutte quante secondo il loro senso. Abbiamo quindi all'estremità sinistra qualche gioco Jap, li riconoscete perché hanno la costina bianca. All'estremità invece destra, dall'altra parte, abbiamo qualche Platinum, così che fai? Due Final Fantasy 7 non ce li hai Platinum, dai su. E poi in mezzo un po' di titoli PlayStation 1, non è una collezione eccezionale, non è neanche cresciuta negli anni, però insomma qualche cosina a cui sono molto affezionato ce l'ho e sta bene lì. Piano inferiore abbiamo invece la PlayStation 2, si scende di altezza ma si sale di età. Partiamo con qualche limited jap, la Metal Gear Solid Collection, che comprende tutti i Metal Gear fino al Portable Ops, se non sbaglio, comprata in Giappone a veramente due spicci, l'avrò pagata tipo
10-15 euro, una cosa del genere. Ci dovrebbe essere il prezzo sopra, adesso non lo ricordo. Sempre acquistata in Giappone. Questi sono tutti. I primi tre sono questi che ho fatto direttamente in Giappone. Poi c'è la Subsistence di Metal Gear Solid 3, che sta per tornare con Metal Gear Delta. Poi lo conoscete, uno dei miei giochi preferiti sempre, ovvero Shadow Hearts. Questo poi in una limited parecchio, che fa la sua porca figura, diciamolo. E poi Rez, il capolavoro rhythm game dai toni lisergici, aiuto la luce, è diventata notte, aspettate, dicevo, scusate, ve l'ho detto, qualità poraccia al 100%. Abbiamo Rez con il vibration pack, su questo ci avrei tanto dovuto fare un video, chissà, prima o poi ce lo farò. E poi una collezione PlayStation 2, anche questa abbastanza, come posso dire, tranquilla, non c'è nulla di raro o sorprendente, se non, vabbè, Rule of Rose, che adesso vale un po', anche se poi non so alla fine quanto mercato, chi veramente è disposto a spendere 300-400 euro per Rule of Rose, in caso sei un pazzo. Abbiamo un Platinum, non chiedetemi perché, bellissimo Silent Hill 2 nella versione cartonata, anche questo sta per tornare. Purtroppo la collezione PlayStation 2 è da un po' che non viene rimpinguata. Scendiamo e qui invece entriamo nell'era della portatile PSP e poi di PlayStation 3. Qui ancora meno titoli, in realtà penso di avere una collezione PSP migliore di quella PlayStation 3. Non c'è veramente nulla di fantastico da segnalare. C'è il primo Metal Gear Acid, di cui vado molto fiero. Il 2 purtroppo l'ho venduto, ma perché sono un pazzo. Poi abbiamo vari titoli giapponesi, tra cui anche Valkyrie Profile. Top veramente, non come quella monnezza che Square ha recentemente pubblicato. Non so come faccia a piacervi. E qui poi si torna di nuovo con la Legacy Collection. Pure qua c'è una storia assurda, ma basta, non la racconto più. È la versione NTSC e non quella europea. E poi qualche gioco completamente a caso per PlayStation 3, super super random. Però ci sono molti giochi di Platinum Games, vabbè, avete capito che è uno studio che adoro, Metal Gear Rising, Vanquish, Anarchy Reigns, Darkness, grandissimo FPS, insomma c'è un po' di roba interessante, tranne Final Fantasy 13, tranne Lair, e basta. Si può fare decisamente di meglio, chissà, prima o poi magari ci riuscirò. Qui invece passiamo all'era PS4, quando ho ricominciato a giocare sul serio. Si parte con un po' di steelbook, edizioni da collezione, ma non troppo. Grandissimo Control, vero capolavoro. Grandissimo Final Fantasy VII Remake, per me un altro capolavoro. Nier Automata, una bella steelbook anche di The Last of Us Parte 2. E poi insomma si prosegue con una serie di titoli, ma insomma qui veramente non c'è nulla di raro, anche perché i giochi PlayStation 4 rari sono veramente pochissimi e probabilmente neanche li conosco. Abbiamo un po' di cavi da sistemare, ma fate finta di niente. E qui invece una collezione PlayStation 5 che mi ha sorpreso, perché è più corposa di quanto mi aspettassi. Abbiamo 12 titoli, giocati tutti quanti, non finiti tutti quanti, in particolare quelli From Software, perché non ci posso fare niente. I Souls non sono il mio, non che non apprezzi i giochi difficili, perché per esempio subito accanto Returnal l'ho adorato, però è più forte di me, non ci posso fare niente, non riesco, non scatta mai il click con i giochi From Software. Però insomma ne riconosco l'incredibile valore. Sifu, la Vengeance Edition, altro capolavoro pazzesco proprio. Resident Evil 4, uno dei migliori giochi dell'anno, se non fosse uscito nell'anno dove è pieno di migliori giochi dell'anno. Un vero peccato, perché se no è un potenziale godi. E poi Alan Wake, aspettando il 2, e che sta per uscire. E poi qua sotto, tolgo questi, abbiamo invece la collezione Xbox 360, che come avete visto di recente è un po' cresciuta. Non c'è Xbox e Xbox 360, qui veramente ci sarebbe da ricostruire un'intera libreria. Purtroppo ho venduto tutto quanto, ecco, un po' me ne vergogno, però qui ci sono delle cose interessanti, eh. Resonance of Fate, gli amanti dei JRPG dovrebbero conoscerlo perché è super figo e magari non è così gettonato come sono gettonati, che ne so, un Blue Dragon, un Lost Odyssey. Però insomma merita parecchio, difficilissimo. Poi abbiamo un po' di amore per Rare con Cameo, Elements of Power. E poi, non l'ho detto, abbiamo anche l'angolino Xbox One. E a proposito di amore per Rare, abbiamo la Rare Replay. Final Fantasy XV per Xbox One, non so perché ce l'ho. Ah sì, perché mi piaceva la cover, gioco che ho detestato. Ma ho anche per PlayStation 4. E Indivisible,
se si pronuncia così, non lo so, probabilmente no, grandissimo action RPG che si ispira tra l'altro a Valkyrie Profile. Lo straconsiglio, c'è anche per Switch. Questo piccolo mobiletto invece è diventato una sorta di discarica dove metto oggettistica varia, controller eccetera eccetera, controller GameCube sempre a portata di mano, non si sa mai scattasse un bel multi a Smash. Qua dietro abbiamo pochissimi giochi PC, le sorpresine di Mario Kart, cioè del film di Super Mario, tra l'altro questa qua sotto di Donkey Kong regalata da un poraccio Doc per ringraziarmi del fatto che gli avevo dato il mio doppione di Super Mario, grandissimo. E niente, un po' di Happy Meal, scatolame vario, guide strategiche, riviste d'epoca là sotto non si vedono, un Jig Tiger, qualche limited troppo ingombrante ma non abbastanza importante da essere esposta in un luogo principale. Mi dispiace solo per Shenmue 3, che questa troverò il modo di valorizzarla al meglio. Ma andiamo all'angolino che adesso preferisco. Questo mobiletto l'ultima volta ci eravamo lasciati che era diventata una sorta di discarica per gli Amiibo, e invece adesso è diventato innanzitutto un Poggia Xbox primo modello con sopra altri Amiibo di cui veramente mi vergogno ad avere in collezione, e no, più che altro non avevo proprio più spazio dove metterli. E poi qui ho organizzato le poche cose Nintendo e Super Nintendo che ho in collezione. Qui già conoscete tutto quanto, ve l'ho mostrato più e più volte, ma magari c'è qualcuno di nuovo. Vi faccio notare come questi con la costina rossa siano una sorta di player choice o platinum se venite dall'ambiente PlayStation, ovvero delle riedizioni dei titoli più famosi. Qui abbiamo un Daruma-san che per ora spostiamo. Questo è figo perché è Legend ed è un titolo distribuito da Sony su Super Nintendo. C'è qualche titolo raro qua, ma quelli a cui sono più affezionato sono ovviamente Yoshi's Island, Super Mario World 2, sia in versione Platinum che in versione prima stampa, però non pallita. E poi vabbè la trilogia di Donkey Kong Country, dove abbiamo anche il primo Donkey Kong perfetto in tonso, però in edizione sia prima stampa che ristampa, tanta roba. Scendendo sotto, qui abbiamo in parte pochissime delle cose Nintendo 64 che sono sopravvissute alla mia collezione. Perfect Dark, praticamente nuovo. Smash, perfetto, questo è abbastanza raro. Ocarina of Time, vabbè, immancabile, però manca veramente troppa roba. E qui abbiamo un po' di titoli giapponesi. Questo è Mario Kart 64, questo è Sin and Punishment, e questo invece è il titolo di Neon Genesis Evangelion, e questo invece è di nuovo Smash. Vabbè, adoro la serie e ce l'ho anche in versione giapponese. E a proposito di versioni giapponesi, no, ne parliamo dopo. Qui abbiamo un po' di roba, altra roba sia boxed che loose del NES. C'è qualcosina pure là sopra. L'unico che vi mostro, ve l'avevo già mostrato in uno shorts, però secondo me vale la pena parlarne nuovamente, è questo Super Mario Bros. Classic, che è una figata in realtà. Questo l'ho comprato recentemente, vedete c'è scritto sopra Classic Series, purtroppo non mette a fuoco, ed è una riedizione che è stata pubblicata solo in Europa, e rispetto a quella che abbiamo avuto noi e che hanno avuto anche i giapponesi e gli americani, è una versione rivista e corretta dell'edizione NES, ora molto più simile all'arcade originale, perché in realtà il porting per NES presentava parecchi compromessi a livello tecnico proprio. Qui sotto quindi abbiamo qualcosa NES, Nintendo Entertainment System, e poi SNES giapponese, tra cui vabbè i Final Fantasy, Chrono Trigger. Oddio, quanto mi triggera questa cosa che li ho sistemati anche questi a caso. E Final Fantasy 4, 6, 5 e mezzo c'è Chrono Trigger, sono un assassino. Vabbè, scendiamo sotto, noi scendiamo e Daruma-san sale. E qui abbiamo invece l'angolino Game Boy, e questo veramente inizio a esserne super fiero. Anche in questo caso abbastanza messo alla rinfusa, perché ci sono sia titoli Game Boy Advance, come possiamo vedere Metroid Zero Mission, Yoshi Universal Gravitation si chiamava? Sì, li ho dovuti mettere al contrario, perché se vedete in realtà
questo sarebbe il dritto, ma stanno al contrario, perché così almeno sono distinguibili con la costina. Ma insomma è una cosa abbastanza provvisoria, però vi ripeto, ci sono giochi Game Boy, Game Boy Advance, qui abbiamo la serie di Wario Land appena entrata in collezione, Mario Luigi Superstar Saga, Advance Wars, questo di cui vado super fiero, il Metal Gear Ghost Bubble, ovvero il Metal Gear per Game Boy, tanta tanta roba. Qui iniziano ad esserci dei pezzi interessanti, ma più che altro perché tutta la roba Game Boy ormai è schizzata alle stelle. Scendendo sotto, continua la roba Game Boy, qui proprio da sistemare completamente. Le cose forse più interessanti sono sempre questi Final Fantasy 1, 2, 4, 5 e anche 6, dove questi tre, che sono l'1, il 2, il 4 e il 5, è ancora sealed. Lo vedete dalla red strip Nintendo sopra, mentre il 6 è in ottime condizioni ma è stato aperto. Metroid Fusion, Pac-Man World, quando mi era preso il matto di comprarmi tutti i Pac-Man World, Kurukurukururin, aggiunto di recente in collezione, questo è un Castlevania sfondato proprio, della NES Classic Collection. E niente, questi sono due pezzoni, infatti non so se si nota, ma sono tutti quanti questi giochi Game Boy Advance, diciamo di livello superiore, sono tutti all'interno di plastiche protettive rigide. Questo è il primo Golden Sun, questo invece è Minish Cap, questo invece è Oracle of Ages, mi confondo sempre, Seasons infatti. Aegis è quello blu, vabbè. E mentre sopra abbiamo, questo ve l'ho mostrato recentemente, abbiamo i GameCube Jap, fighissimi. Andate a recuperare l'ultimo video della serie Acquisti Poracci per scoprire bene che titoli si celano dietro questi kanji illegibili. Scendendo ancora di più, qui c'è la zona Nintendo DS. Nulla di nuovo da segnalare, almeno credo, sì, avete visto tutto quanto. Ci sono anche dei big box, due abbastanza imbarazzanti, che sono Walk With Me, poi Guitar Hero on Tour, periferica pazzesca, assurda. Abbiamo anche Pokémon Avventura Tre Tasti e poi, vabbè, il capolavoro Kid Icarus Uprising. Ho ben tutte e due le versioni di Dragon Quest, di Blue Dragon, cioè ovvero il primo e anche, oddio no, non mi ricordo adesso qual è il primo. Uno è il Plus, l'altra Awakened Shadow. Vabbè, insomma, c'ho tutti e due, i Mario e Luigi, Spirit Tracks, i due Zelda. Insomma, c'è un po' di roba interessante, ma manca veramente il mondo per quanto riguarda la collezione DS. Perdonatemi se l'inquadratura è storta, ma sto veramente morendo da qui seduto per terra. E poi questi sono invece due giochi giappi, Jump Superstars, quando la serie era veramente un clone di Smash innovativo, e poi il gioco di Tingle, che in realtà è Balloon Fight, e che davano soltanto sul My Nintendo Store giapponese. E poi ancora più sotto abbiamo due console Nintendo DS, c'è sempre in atto il progetto di riuscire a recuperare tutti i modelli di DS, seguiti poi dai giochi 3DS, e anche questi non sono cresciuti ultimamente. Ancora non ho aperto WarioWare Gold, non aprirò mai Miitopia. Qui abbiamo al solito Pokémon in eccesso, Metroid, oh, capolavoro, questo è il mio acquisto più recente, Rhythm Thief, un bel rhythm game, però non mi ha convinto pienamente. E niente, insomma, questo qua invece è un altro Metal Gear Solid 3, sembro tipo il fan, sembro un fan integralista sfegatato, un po' lo sono, però questo sta diventando raro, anche Dragon Quest, insomma, inizia a costicchiare. Ma non è che ci abbia poi qua in mezzo dei pezzi, diciamo, super 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 rari. Però una cosa che vi voglio mostrare di queste console portatili è una cosa che ho fatto seguendo il consiglio di Dario, vi ricorderete di lui per il video collezione sul full set del GameCube. Gli ho chiesto consiglio e mi ha confermato che non ha senso, o almeno non è poi così comodo, tenere i giochi Game Boy all'interno dei costoli di cartone, perché poi ogni volta che le apri rischi di danneggiarle e poi non è proprio il massimo della comodità, ed è quindi per questo che le ho iniziate a raccogliere in un raccoglitore per carte. Qui invece sono in ordine alfabetico, ci ho perso un po' di tempo, un raccoglitore per carte tipo carte Pokémon. E devo dire, sono molto felice del risultato. Purtroppo per fare il poraccio al 100% ho preso un raccoglitore che costava di meno, però mi sembrava più capiente, in realtà no, non è affatto così, e le cartucce stanno un po' strette. Forse avrei dovuto prendere che non aveva il divisorio tra un lato e l'altro, e quindi avrebbero respirato un pochino meglio. Però da una parte è meglio, perché così non rischiano di volare via girando pagina. E qui abbiamo anche, fino al Game Boy, c'è anche il Game Boy Advance.
Insomma, ho trovato una soluzione pratica molto interessante per organizzare tutte le cartucce. Questa è la cartuccia con l'accelerometro di Yoshi. E questa invece è la cartuccia fake di Minish Cap e Wario Land 4. E siamo arrivati alla parte finale, quella che forse ha subito lo stravolgimento più grande di tutti, perché questo qua un tempo era l'angolino Nintendo, rimane tuttora l'angolino Nintendo, ma ora vi spiego bene. Allora, lassù su in alto sono finalmente riuscito a esporre tutte le console e anche il Super Scope in modo non accatastato, finalmente respirano, abbiamo anche il GameCube con il Game Boy Player, abbiamo, non sapevo dove metterlo, l'amiibo di Samus con Lemmy, e poi ci sono anche le due mini console, la Wii U, la Wii eccetera eccetera, ma anche il Super Nintendo, perché ancora non ho il Super Nintendo boxato, me ne vergogno, nonostante poi io abbia in magazzino qua due Super Nintendo buttati così, vabbè, senza motivo. Sono molto felice di aver tolto tutte le collectors da qua sopra e aver, insomma, essere riuscito a guadagnare spazio e dare molto più senso al concetto di esposizione, e soprattutto così le scatole di cartone, soprattutto queste che hanno le console al loro interno, non si danneggiano eccessivamente. Passando sotto, questo diventa l'angolo, diventa lo scaffale Wii, dove inizio ad avere una collezione bella corposa di cui vado super super fiero, ma anche qua c'è tanto 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 da recuperare. Questo qua ve l'ho mostrato qualche tempo fa, è Link's Crossbow Training. Una cosa interessante sono, vabbè, le limited di The Last Story, Pandora's Tower e Super Mario 25esimo anniversario, l'All Stars, che ho in doppia copia, di cui una è di Feifan Wong, Giulione, prima o poi chissà se la riprenderà, lo spero per lui. E poi qui abbiamo un po' di console loose che mi devo sbrigare a mettere in qualche scatola, perché se no qui rischiano di prendere eccessivamente la polvere, anche perché ormai lo sapete, come console portatili utilizzo principalmente o il DS, dove il Lite rimane il miglior compromesso per giocare il Game Advance per quanto mi riguarda, altrimenti ricorro all'Analog Pocket. Qui abbiamo il GameCube in tutta la sua bellezza, non ci sono grandi stravolgimenti, ho documentato tutti i miei recenti acquisti, come vi ho detto ci ho giocato così tanto a questo 3DS che ho addirittura rotto la scocca, non mi chiedete come ho fatto a consumarla, anzi se qualcuno nei commenti sa come magari rimpiazzarla, aggiustarla, non lo so, è un vero peccato. Però è sintomo che con le console, sembra strano ma ci gioco. Qui abbiamo tutto l'angolo GameCube, qui insomma un po' di cose interessanti ci stanno, ma già le conoscete tutte quante, quindi Twin Snakes che costicchia, il portale millenario, Twilight Princess in versione GameCube ormai non è così facile da trovare, Resident Evil 3 ho scoperto essere triangolo blu, essere diventato raro, il mio sogno è di mettere il 2 in collezione prima o poi, ma è proprio difficile, e abbiamo una doppia copia di Wind Waker per qualche motivo, e poi vabbè il Force Wars Adventure, forse lo Zelda meno venduto di sempre, sì, credo proprio di sì. Chissà, questo probabilmente schizzerà di prezzo prima o poi. E poi vabbè, questo va tirato fuori sempre, perché se no non è un video voraccio. Ah, Hotel Mario, ah, bellezza. Scendendo giù inizia un cluster un po' insensato. Abbiamo i pochissimi giochi Wii U che ho in collezione. Console che ho vissuto pochissimo, scoperta tardi, ma con cui ho dei bei ricordi. Principalmente ci ho fuso Smash 4, ma proprio tanto tanto tanto. Infatti ecco qua la Collectors di Smash 4, Super Mario Maker, qui abbiamo un controller boxato SNES e la limited di Bayonetta 2 che non sapevo dove mettere, qui abbiamo Android Unos, insomma abbiamo un po' di limited Switch, qui tornano le limited Zelda che non sapevo dove mettere, però diciamo nell'angolo Wii U ci possono stare, infatti c'è quella di Wind Waker con la figure di Ganon e poi Skyward Sword con il controller dorato. E la colonna sonora mi sembra, oddio non ricordo, e poi qualche limited 3DS, Samus Returns, questa adesso abbastanza ricercata, Planet Robobot non comunissima ma di sicuro meno rara di Samus Returns, e poi
le ultime due limited del Switch, che sono Octopath Traveler, gioco che ho adorato, e Triangle Strategy, gioco che non ho neanche iniziato, sono un deficiente. Qui sotto invece, ragazzi, è che il problema è che ho recuperato così tanto spazio che ho due scompartimenti vuoti, dove per ora ho gettato un po' di roba così a caso, e qui ho accumulato, abbiamo l'ultimo amiibo che non sapevo dove mettere, altre limited Switch, questa è proprio roba di poco conto, poi abbiamo la Mio Mini Plus di cui parlerò in uno dei prossimi video, abbiamo l'Analog Pocket console della vita, da orgasmo, e poi il Wonderswan Crystal di Final Fantasy, comprato in Giappone, è una sciocchezza perché secondo i giapponesi è rovinato e non è in condizioni buone. Ho detto Wonderswan Crystal, ma intendevo Color. Qui abbiamo la Steam Deck. Insomma, questo qua è un po' l'angolo console portatili o PC portatili. E niente, sotto non c'è più nulla, se non una dock di Switch aggiuntiva. E là sotto è dove ho ficcato qualche pupazzetto Nintendo e la Xbox One, che altrimenti non sapevo dove mettere, ma anche qui sporge, è andata così. Comunque questo qua non è più un angolino Nintendo al 100%, però sono molto felice perché da una parte vengono valorizzati i singoli pezzi, c'è molto più ordine, non è tutto accatastato, e nonostante questo, altra cosa importantissima, sono riuscito a guadagnare parecchio spazio. E quindi, insomma, se mai dovesse crescere la collezione, se dovessero crescere le limited o i titoli Wii U o altre cose, per ora so dove metterle. E direi che qui si conclude la mia collezione. Poracci, io spero veramente che questa mezz'oretta vi abbia tenuto compagnia, non conosco nessun altro modo per ringraziarvi per il vostro supporto. Anzi, credo che non mi abituerò mai al fatto che ci sia così tanta gente disposta a sentirmi parlare per ore e ore di videogiochi e in generale di cose che mi appassionano. E forse il vero senso di tutto questo non è che sono io che vi tengo compagnia, ma siete voi che mi permettete di essere ascoltato, e non credo ci sia una cosa più bella di questa. Grazie veramente. Io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, vi aspetto nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate di questa versione 3.0 della Poro Collection. Potete anche semplicemente scrivere Frica Shop nei commenti per farmi sapere che volete il ritorno di Pora su questo canale. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo continuate a conquistare in modo non violento internet.poro, ma ogni tanto riposatevi pure. Però, importantissimo, nerdate duro. Io sono il Poro 35, Michele Mila, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Quello sinistro o destro, sinistro, stro, 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 stro.